Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo video. Io speravo che una volta che mia mamma avesse finito di passare l'aspirapolvere potesse iniziare il video, però hanno iniziato col tagliaerba. No, ma complimenti. È pure entrato un filo d'erba nell'occhio. Spero vi sia piaciuta la intro, che spero di portare avanti perché ho un'idea da fare, spero di riuscirci. Lasciate mi piace se vi è piaciuta e se volete vedere il continuo. Benvenuti in questo surrealtime, eh sì, surrealtime del giovedì, come tutti i giovedì all'infinito, fino alla fine del mondo, si spera. Madonna, sto filo d'erba che mi è entrato nell'occhio, due balle. Allora, quest'oggi voglio iniziare aprendo i pacchi. E io vi ricordo che se volete inviarmi qualcosa potete farlo inviando un pacco alla casella postale numero 55 di Piombino Dese in provincia di Padova, il K35017, e il destinatario è Salvatore Cinquegrana, che sarei io. Allora, c'è questo pacco da parte di Andrea Maio. È bellissimo! Però è un draghetto! Ah, che bellino! Grazie mille Andrea. Ovviamente continuano ad arrivare anche tantissime lettere, ce ne ho tantissime altre lì. Io purtroppo per questione di tempo non posso leggere tutte all'interno del video. Beh, per non trattare del fatto che sono comunque la maggior parte lettere private. Cioè la maggior parte c'è scritto leggi in privato, leggi in privato, leggi in privato. Quindi sappiate che mi fa molto piacere. Poi c'era anche questo, no? Che questo è il contenitore di regole, non so se vi ricordate. Zucchero, non so perché. Cerotti, un biglietto del treno. L'asino. Cryostasis, che è un gioco per PC. Metal Gear Solid 2 per PlayStation 2, che non ho più la PlayStation 2 tra l'altro. Dragon Ball Z, il volume 6, la saga di Freezer. Figo, senza, però senza confezione, è tutto graffiato il disco. E quello che penso sia una zampa di coniglio. Bene, ma dopo questa scarrellata veloce di pacchi parliamo di un paio di cose. Cioè un paio, un cazzo, c'ho la lista qui, è lunghissima. L'ho già detto su Facebook, ma questo sabato, sabato 28, io e Mates saremo a Venezia, al centro commerciale di Mestre, Porte di Mestre per l'appunto, dalle ore 16. Voi potete andare lì dalla mattina e prendere i pass per essere sicuri di salire sul palco. Noi comunque... Sul palco, sbaglio sempre. Noi comunque cercheremo di fare le foto autografi con tutti. Poi in questi giorni sto registrando talmente tanti video che è davvero impensabile, perché le prossime settimane saranno davvero piene. Ad esempio la prima settimana di dicembre sia io che Mates che tantissimi altri creator, youtuber, Facebook star, tutti saremo a Roma il 5 e il 6 dicembre a Webland. Organizzato che c'è uno stand per il meet and greet, dove possiamo incontrarci, fare le foto, gli autografi e tutto. Ci sarà una zona con il palco, ci sarà una zona dove ci saranno delle attività da fare per voi, per divertirvi, perché comunque è questo che uno va a fare alle fiere, va per divertirsi, e tutte cose di questo tipo. Per quanto riguarda in particolare i Mates, potete trovarci a questi orari e in questi luoghi. Il 5 dicembre alle 12:45 all'area entertainment, che sarebbe sul palco, e alle 15 all'area meet and greet per fare foto autografi. Il 6 dicembre, la domenica, invece saremo alle 2:30 sul palco e alle 4 nella zona meet and greet. Sabato sera in realtà penso dalle 6 alle 8, penso siano questi gli orari, ci saranno i Web Show Awards. Quindi io vi lascio il link in descrizione e continuate a votare i Mates, ok? Mates, Mates, dovete uscire per strada e urlare alla prima persona che incontrate: vota i Mates. E potrebbe risultare un po' aggressiva come cosa, perché probabilmente non sa manco chi sono i Mates, però ci sta. E ultima informazione, ma non per questo meno importante, ci saranno anche le nostre magliette al Webland. Ci sarà un padiglione dedicato solamente agli shop e lì troverete le magliette dei Mates, ok? Ok. Trovate le comunicazioni di servizio, quindi rispondiamo alle domande su Realtime. Ora io devo ancora vederle le domande, ma io spero davvero vivamente, ma tanto tanto, che ci siano delle domande sensate. Per favore, andiamo a vedere. Tra l'altro raga, ieri sera è uscito il nuovo episodio della Minecraft Story Mode, perché è uscita la terza stagione, penso durerà anche questa 3 episodi, quindi non perdetevela, stanno succedendo cose bellissime, la storia va avanti ed è una figata quel gioco, Minecraft Story Mode, oh mio dio! Poi è iniziata anche una nuova serie di Minecraft che si chiamata Minecraft The Dropper, anche se in realtà non è proprio la mappa The Dropper, è una collezione di tutte delle mappe stile The Dropper, è molto divertente e fa molto incazzare, basta che guardate il primo episodio per capirlo. Allora andiamo a vedere lo scorso episodio del surrealtime, che si chiama Mu Gatto Mu. Tra l'altro è successa la guerra davvero per il fatto Android o Apple. 6.000 commenti, giù domande. Alessandro mi chiede: hashtag surrealtime, visto che Anima sta cercando casa, perché non vai a vivere con lui? Avevo spiegato nello scorso video che pensavo di non trasferirmi a Milano, ma di trasferirmi in un'altra città, che ora ve lo posso dire, era Venezia, visto che c'era la 100 mega e tutto. Però... alla fine, non so se è tipo destino il fatto che io dica una cosa e poi dopo devo per forza fare il contrario. Però succede che forse in realtà mi trasferisco a Milano. Vi terrò aggiornati, ovviamente, però forse mi trasferirò a Milano. Per quanto riguarda il non trasferirsi insieme a Sasha, non è che Sasha puzzi, lo dico un pochino. Però il fatto è, ovviamente, non so di preciso dove va a trasferirsi lui, e in più ognuno ha bisogno dei suoi spazi, quindi non avrebbe senso per noi fare una casa dei Mates. Capireste il casino in una casa dei Mates? Non penso sia legale avere una casa dei Mates, probabilmente. No, non penso sia legale. Allora, Daenerys Targaryen, che non sapevo mi seguisse, grazie, saluti dal mondo vero e non dal mondo occidentale. Westeros, saluti da Westeros, salutami tutti là. Mi chiede due domande sui fan interessanti. Nel senso, hai mai avuto un rapporto stretto con qualche fan, il tipo che è andato oltre la foto del momento? Sì, ho incontrato alcuni fan che si sono rivelati anche in un certo senso degli amici. Nel senso, ad esempio c'è un ragazzo che è venuto al mio primo raduno, tipo a Milano l'anno scorso, tantissimo tempo fa. Primo raduno feci tipo 200 persone, che era tantissimo. Io dicevo, mica si presenteranno in 10, cazzeggiamo un po', mica 200 persone. Avevo portato 100 penne da regalare chi veniva. 100 penne, ho detto, ma sono ottimista, 120 quando cazzo le finisco. Fate a ruba, tantissima gente a cui non ho potuto dare la penna perché non ne avevo abbastanza. Comunque c'era questa persona che veniva da Torino, pare, o da Torino o dalla Valle d'Aosta, mi pare da Torino. Venuto da Torino fino a Milano solo per il mio raduno. Questa è una persona che mi seguiva anche nelle live, quando facevo le live 2 anni fa. Si chiama Mazzetes, si fa chiamare così, l'ho aggiunto su Facebook, ci parlo ogni tanto. E poi succedono anche altre cose. Ad esempio mi capita spesso, quando io non ho ancora la macchina, non ho ancora la patente, se per quello, e mi capita spesso andare in giro con il treno. E quando torno da Venezia verso casa mi è capitato già 2 volte di incontrare un ragazzo che torna da lavoro e che segue i miei video. Mentre la prima volta così un po' parliamo così, la seconda volta già inizia a prendere confidenza, insomma inizia a parlarci con gusto, con piacere, insomma. Poi ovviamente ci sono tutti quei fan che ti seguono un po' in giro per l'Italia. C'è gente che viene da Roma, da Napoli, dalla Sicilia, quando noi facciamo gli eventi a Milano o in queste zone un po' più al nord. Poi c'è gente che quando andiamo un po' più a sud viene da Firenze, viene a Roma, dalle Marche viene a Roma, robe di questo tipo, visto che più o meno i posti in cui facciamo i raduni sono sempre gli stessi. E io quando vado a fare gli autografi fuori riconosco sempre qualche faccia che viene sempre lì per fare un'altra foto, per parlare un attimo con te, e a me fa molto molto piacere. Quindi sì, questi sono i rapporti che considero un po' più forti fan, tra me e i fan. Poi l'altra cosa è: hai mai usato la popolarità per fare colpo su una ragazza o su una fan? Minchia, è voglia, che sono un po' brutto, però Giulia mi chiede: qual è la fiera che più in assoluto insieme a Mace ti è piaciuta? Allora, la fiera che in assoluto mi è piaciuta di più penso sia stata il Kerala Show, perché l'abbiamo fatta, mi pare, o a maggio, forse a giugno. Era tipo verso la fine della scuola, c'era comunque relativamente tanta gente, era vicino al mare, avevamo l'albergo con la piscina, ci siamo davvero divertiti tantissimo. È il video, cioè è la fiera in cui abbiamo fatto il video, lo speciale di Joker con la panna, che ho puzzato di panna per 2 giorni, 3000 shampoo, non andava via la puzza di panna, ma davvero divertentissimo il Kerala. Mi sono anche fatto male alla schiena, non so se vi ricordate, l'ho messo anche nel vlog. Lele Power mi dice: surrealtime, qual è il prossimo viaggio che ti piacerebbe fare insieme ai Mace? Allora, abbiamo già un viaggio in progetto, ma è un po' una sorpresa e poi capirete perché. Personalmente un viaggio che mi piacerebbe fare insieme ai Mace è Londra. A me piace tantissimo Londra, ci sono già stato tipo 3 volte, però non l'ho vista neanche lontanamente nella sua interezza. Cioè ci sono stato 3 volte per un totale di quasi 2 settimane e mezzo in totale, contando tutti i giorni, però ho visto davvero poco. Mi piacerebbe tantissimo andarci insieme ai Mates, ma io adoro Londra, quindi... Ora, questo è un commento elaboratissimo che mi piace troppo, quindi ve lo leggo. Penny mi scrive: surrealtime, hai mai pensato che i Mates e i malandrini in qualche modo coincidano? I malandrini sono quelli di Harry Potter, quindi lei mi sta dicendo: hai mai pensato che i Mates possano essere in Harry Potter? Nel senso, Non so se avete presente i malandrini, però c'è questo gruppo, diciamo, della generazione precedente a Harry Potter, che è formato da, diciamo, 4 persone indicativamente, che sarebbero questi qua, che poi vi spiego. Ci sarebbe Vegas, che sarebbe Remus, che sarebbe il professore, che è l'adulto del gruppo che cerca di limitare le cazzate, e ci sta. Poi c'è Anima, che sarebbe Sirius Black, il tizio con capelli scuri che fa un gran casino e spesso se ne esce con battute, azione spettacolare e tutto così. E col nome strano all'anagrafe. Poi c'è St3pny, che è James, è il fratellastro di Anima, che è anche lui un grandissimo casinista occhialuto, ma quando vuole fare qualcosa si intestardisce e la fa. E poi ci sarei io, che sarei Peter, il Peter quello buono prima che tradisce tutti gli altri. Mica è così, mica sembra che poi... su rilascio i Mates, mio Dio! No, sarei il Peter quello buono. Peter, per farvi capire, sarebbe poi quello là che diventa il ratto di Ron. Mica, oh, davvero, cazzo è? Vabbè. Il più piccolo e timido dei Mates parte integrante del gruppo nonostante la differenza d'età. Che avrebbe sensissimo come cosa. Mica, è fatta, saremo nel prossimo film di Harry Potter. Che sapete anche voi, uscirà il nuovo film di Harry Potter. Non lo sapevate? Uscirà il nuovo film di Harry Potter. Ultima domanda per questo surrealtime di oggi. Intanto vi ricordo di lasciare mi piace. Andrea mi chiede: surrealtime, quando ti trasferirai porterai Luna con te? Penso di no, perché Luna comunque l'ha portata mio fratello in casa, ma fa parte della famiglia, quindi non avrebbe senso per me portarla via da casa quando lei ormai è abituata a questa casa, stava con tutta la famiglia, non avrebbe senso. Piuttosto mi prenderei un altro animale, penso un cane. No, un cane no, ti chiede troppe attenzioni. Non lo so, non so se mi prenderei un animale. Non lo so. Comunque per questo video è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione con i miei capelli orrendi. Vi do veramente il buongiorno. Questa giornata vi ricordo che stasera esce un altro video alle 7. E niente, io vi saluto. Ciao a tutti.